Sono stati tre appuntamenti molto intensi. Si è parlato di revenue, si è parlato di new marketing, si è parlato di social media e si è parlato dell'importanza per le organizzazioni turistiche e per gli operatori di essere presenti e presidiare questi nuovi strumenti. Nuovi strumenti che sicuramente possono rappresentare un vantaggio per qualsiasi organizzazione turistica, sia essa piccola, sia essa familiare, sia microimpresa o sia grande azienda. Il vero valore oggi è inseguire il rapporto, il comportamento di un consumatore sempre più evoluto, un consumatore che oggi usa lo smartphone e quindi riesce addirittura a crearsi un suo sistema, un suo palinsesto per trovare delle informazioni. Oggi peraltro il consumatore cala una vocale sul verbo comprare, non compra. Oggi il consumatore prima compara. La cosa più divertente oggi è che il consumatore non va esclusivamente a cercare i suoi prodotti, le sue emozioni su Google, ma le trova anche su YouTube, che è il secondo motore di ricerca al mondo. Le trova anche all'interno dei social network che frequenta maggiormente, per esempio Facebook o Flickr o Picasa. È proprio lì che va a cercare magari il video migliore postato dall'albergo oppure dal resort più lontano. Quindi sono stati tre appuntamenti molto intensi con personaggi internazionali e preparati che hanno saputo rispondere nel corso di questo incontro a tutte le domande che sono state poste da un'audience molto attenta.